tutti ragazzi, sono Happy! Bentornati su Mega Wow! Ho una domanda per voi. Avete mai voluto fare qualcosa di un po' pazzo o che la gente ritiene strano? Io sì, una volta ho fatto il bagno nelle caramelle. Allora, ho portato la mia paperella, ho preparato tutto alla perfezione e poi... ciuff! Un bel tuffo! Mi sono immerso in quelle delizie gommosette! Che bello! Oh, corni! Ma mi raccomando, non esagerate, che poi si sta male. E io ne so qualcosa. Se volete vedere, vi lascio il video qua sopra. Diciamo solo che è stato faticoso. Comunque, veniamo al video di oggi. Dato che ormai è da un bel po' che stiamo insieme e abbiamo già superato i primi 10.000 iscritti, ho pensato che potevamo conoscerci un po' meglio. Quindi ho preparato delle domande molto speciali, a cui risponderò utilizzando la mia fidata paletta. Da una parte avrà un cartello con un bel sì, dall'altra un bel no. E poi spiegherò il perché della mia risposta. Se vuoi, scrivi anche tu nei commenti la risposta alle domande, così parteciperai anche te. Ci siamo? E allora, mega iniziamo! Allora, prima domanda. Hai mai preso un brutto voto a scuola? Purtroppo devo dire di sì. Diciamo che, come sapete, non sono bravissimo in matematica, purtroppo. Ho un piccolo problema con gli zoccoli. Però vado molto bene in geografia. La mia maestra ogni volta cerca di aiutarmi. Io non studio proprio tanto. E alla fine ho preso quel brutto voto. L'importante però è non scoraggiarsi. Se studierete con impegno, prenderete un bel voto. Sarà facile come fare 1 più 1, che fa 3, giusto? Bene, seconda domanda. Hai mai desiderato tantissimo avere un gioco? Allora, io ho votato sì, perché una volta volevo un sacco avere un Game Boy. Non so se voi ve lo ricordate, perché è un gioco un po' vecchio, però io lo volevo tantissimo. E alla fine mi sono comportato bene e me lo hanno regalato. È stato spettacolare! C'erano tantissimi giochi fighissimi, super fotonici, c'erano i Pokémon, i giochi di macchinine, quelli con le carte, e poi i giochi d'azione. Hai mai preso uno spavento per colpa dei fantasmi? Io voto no. Ecco, io non ho mai preso uno spavento per i fantasmi. Aiuto! Ah! Aiuto, vieni a salvarmi! Ok, magari qualche volta ho urlato un pochino, ma non mi sono mai spaventato. Ah! Lo giuro! Aiuto, aiuto! Hai mai cantato su un palco? No, ma mi piacerebbe tanto, soprattutto dopo che ho visto la serie delle Miracle Tunes! Sembra troppo divertente fare delle esibizioni. E poi così tutti potrebbero sentire la mia bellissima voce. Benissimo, quinta domanda. Hai mai fatto indigestione di cibo? Beh, di questo sapete già la mia risposta. Eh sì, però quando vedo le caramelle non riesco a trattenermi. Gli occhi mi si spalancano e sembra di vedere caramelle ovunque. Come in un sogno. Un bellissimo sogno. Ah, povera la mia pancia. Hai mai fatto una crociera? Ok, allora, ebbene sì. Una volta sono stato in crociera. Non mi ricordo tanto bene perché ero ancora un piccolo unicornino. Ma so che è stato un viaggio molto lungo, fino a dove faceva freddissimo. Pensate che ho visto anche la neve dalla barca. Quella volta poi ho conosciuto un orso polare di nome Bernie. È un gran casinista e mi ha presentato tutti i suoi amici orsi. Però mi ha detto che non sono rimasti in tanti e che dobbiamo aiutarli. Mi raccomando, pensate sempre a Bernie e rispettate l'ambiente. Hai mai visto l'arcobaleno? Io rispondo sì anche a questa. Forse non lo sapete, ma gli unicorni possono starnutire arcobaleni a comando. So che è una cosa incredibile, ma state a guardare. Avete visto? Che figata! In effetti poi dopo mi fa un po' male il naso. Per questo che cerco di non farlo mai. E poi mi rimane questo fastidioso prurito che mi viene da grattare. Se mi gratto poi... starnutisco di nuovo. Hai mai incontrato un attore famoso? Qua devo votare no. In realtà una volta ho quasi conosciuto Leonardo DiCaprio. Le sue guardie del corpo mi hanno scambiato per un asino e hanno chiamato il veterinario. Però magari un giorno di questi se mi va gli farò un autografo. Non sono mica uno che se la prende io. Prossima domanda. Hai mai dipinto un quadro? No, allora devo spiegarvi bene la cosa. Io ho provato più volte a dipingere, però come sapete faccio fatica a tenere il pennello tra gli zoccoli. Quindi ho utilizzato la mia coda. Solo che faccio sempre dei disastri enormi.
Sono così storti i miei dipinti che mi hanno soprannominato Happy Picasso. Hai mai viaggiato in aereo? Io dico sì. Ok, lo so che sembra strano. In realtà io soffro un sacco le vertigini, ma proprio tanto. Infatti in aereo ci sono andato solo una volta, però era un'occasione importante. Infatti sono andato in Scozia, perché l'animale nazionale è proprio l'unicorno, e mi hanno fatto una festa gigantesca. Altrimenti non ci sarei mai andato. L'unico problema è che non so molto l'inglese e sapevo solo dire I'd love some candy, che vuol dire datemi delle caramelle. Però alla fine sono tornato a casa sano e salvo. Bene, le domande sono finite. Io mi sono divertito un sacco e non vedo l'ora di rifarlo. Magari invito tutti i miei amici, Lilla, Cinzia, Barbara. Quindi se a voi è piaciuto questo video e volete vederne anche un altro, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!